niente, ne prepara niente. E parliamo, Ambera! Come da parlare? Florindo Piccini, attore fanese, conosciuto al pubblico per aver interpretato i più svariati ruoli nelle commedie e non solo. Quando capisce che la recitazione è la sua passione? Cioè, la mia passione è nata molto presto, all'età di 9 anni, passione, diciamo, ecco, cominciato un po' come divertimento così tra tutti gli amici, poi siamo andati avanti fino all'età abbastanza 17-18 anni, quando veramente ho capito che la recitazione era qualcosa che faceva parte della mia persona, anche perché io ho una verba un po' particolare, so comico, mi piaceva, sono entrato veramente proprio con passione qui dentro. E poi sono stato chiamato alla Piccola Ribalta di Pesaro, ho fatto qualche spettacolo con loro, ho fatto 2 italiani a Pesaro, tra l'altro ho recitato anche alla Rossini, una cosa che mi è rimasta così bella, perché entrare in teatro, un teatro grande come Rossini, mi ricordo avevo il buttafuori, un stanzino tutto mio, meraviglioso. E poi ho continuato andando avanti perché la passione del teatro era tanta, scrivere dei testi, preparare dei testi, che poi con un grandissimo mio amico abbiamo interpretato, abbiamo messo su al Politeama di Fano per 4 anni ed era intitolato Il Gruppo Teatro Amico. Nel frattempo che facevamo questi episodi, sono venuto chiamato dal Guitto perché loro l'estate avevano un ragazzo che non poteva fare la stagione estiva, le poste estive, e io sono andato con tutto il cuore, ma dico che sono entrato non a casa mia, di più di casa mia, un gruppo meraviglioso, un gruppo che si sta bene insieme, che si muore dalle risate. Veramente, veramente, sono più di 30 anni che sono con loro. E poi dopo, sai, agli artisti manca sempre qualcosa, ci hanno chiamato per fare il film. E sono andato con Eri Secchiaroli, cosa anche lì, una cosa molto diversa dal teatro, ed è qualcosa che mi ha maturato ancora di più, perché film e teatro sono 2 recitazioni ben diverse. E lì praticamente abbiamo fatto il 4º film quest'anno e pare che c'è qualcosa ancora per il prossimo anno, io l'accetterò volentieri perché è una cosa che mi piace veramente. E poi la mia carne fa per febbrotte. Lorindo, quanto è difficile far ridere il pubblico? Per me non molto, perché io ho questa verve comica che barzelletta, dove vado? Florio, una barzelletta? Ce l'ho sempre pronta, gliela racconto. La faccio molto con facilità, non mi preoccupa. Più cose più serie che devo starci attento, ma far ridere il pubblico. C'ho parecchi fan dietro che vanno a vedere Flori. Visto che parliamo di barzellette, ce ne vuole raccontare una? Volentieri. C'è un signore che va dal veterinario perché ha un cavallo che non cammina, dice come non cammina? Dice, ha fatto la prova dei 3 peperoni? Dice, cosa vuol dire 3 peperoni? Ecco, adesso li do io. Io do 3 peperoni, lei quando il cavallo si ferma prende il primo peperone e glielo mette nel sederino. Dice, vedrai che lui si sposta, vedrai che lui cammina. E ti comincia a partire. Lui è ritornato dal medico, gli ha spiegato che insomma dopo sto primo peperone è ripartito il cavallo. E il secondo? Dottore, gli ho messo il secondo. È partito una scheggia era, ma gli ha messo anche il terzo? No, il terzo l'ho messo io perché chi l'arrivava più ma quello.